Buonasera a tutti, buonasera a tutte, amiche e amici da casa, è un piacere essere con voi questa sera per questa serie di appuntamenti che prosegue. Abbiamo superato la metà, ne avremo ancora per tutto il mese di luglio, ne avremo, nel senso piacevolmente, ne avremo con i tre appuntamenti settimanali con gli ospiti che ci fanno compagnia lunedì, mercoledì e sabato. E concluderemo questa prima serie di incontri a fine mese di luglio, i 40 per la quarantena, insomma, come sottotitolo ipotetico anche della pubblicazione a cui arriveremo. Sono incontri da casa non a caso, iniziati proprio nel periodo in cui tutti eravamo fermi, chiusi nelle nostre case, sa fatto salvo il fatto appunto di lavori che potevano impegnarci diversamente, ma abbiamo ripreso fortunatamente a muoverci, chiaramente con tutte le cautele necessarie. Gli appuntamenti però sono continuati, è un'abitudine che è diventata tale che stiamo portando avanti grazie appunto agli ospiti che ci fanno compagnia e conversano con me appunto da casa e con le modalità che la situazione ci suggeriva li abbiamo avviati, la tecnologia ci ha consentito di rimanere in contatto e l'attenzione da parte vostra è sempre stata altissima e ve ne ringrazio, proprio per insomma, sapere come ciascuno di noi, di voi e in particolare gli ospiti stavano trascorrendo o hanno trascorso o trascorrono ancora con i limiti che tuttora restano questo periodo. E sono persone, quelle che ho invitato, invito e inviterò, persone che per vita, per mestiere, sono attenti osservatori e portatori di opinioni utili, di punti di vista, anche di visioni sul futuro, su quello che ci si para innanzi. E questa sera, e non per caso, è con noi la dottoressa Enrica Pagella, che ringrazio per essere qui collegata con noi. Ciao Enrica, buona serata. Ciao, grazie a te, grazie a voi. Enrica Pagella è innanzitutto una storica dell'arte ed è attualmente da alcuni anni è direttrice regionale, cioè da alcuni anni, dal 2015 in particolare, nello specifico è direttrice dei Musei Reali di Torino, Palazzo Reale, e da poche settimane è direttrice regionale dei Musei del Piemonte per il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo. Ad Ma interim. Ad interim. ad interim, ecco, specifichiamo ad interim, è stata direttrice dei Musei Civici di Modena, è stata direttrice, la ricordiamo molto bene, insomma, per il grande lavoro svolto di Palazzo Madama, ed ora appunto si occupa di questi beni così importanti per Torino, per il Piemonte e per la nostra nazione, oltre che per il piacere e il godimento chiaramente dei turisti e degli studiosi che frequentano i luoghi di cui Enrica Pagella è direttrice. Viene da Ivrea, quindi anche da una città particolare e molto interessante. E oggi appunto si occupa di mettere di rendere fruibili tutta una serie di beni molto importanti per quanto riguarda la nostra area e non soltanto, come dicevamo. Si è spesso occupata, Enrica Pagella, di riaprire monumenti. A proposito di riaperture, ma vorrei fare un passo indietro, Enrica, sulle chiusure. Come hai attraversato tu questo periodo, di lockdown a livello personale, poi, anche a livello professionale, ma intanto a livello personale, com'è stato da parte di una direttrice, insomma, di beni, monumenti, di siti così importanti?
Ma sai, a livello personale, probabilmente alla mia età, quando i figli sono grandi, si confonde molto, si intreccia irrimediabilmente, vorrei dire, con la vita lavorativa. E un grande museo non può stare chiuso, quindi anche se è chiuso al pubblico, dentro ci sono persone che lavorano, intanto i numeri minimi della sorveglianza, due funzionari al giorno che comunque percorrevano tutte le sale per controllare lo stato di conservazione delle collezioni, per vedere, controllare il funzionamento degli impianti. Quindi, insomma, è stata una vita molto regolare, vorrei dire quasi rituale, perché comunque tutti i giorni andavo a piedi in ufficio e ritornavo a piedi nella città deserta. C'è stato anzi un giorno che alle 5:30 del pomeriggio non ho proprio incontrato nessuno tornando a casa, quindi non una persona, ecco. E quindi due chiacchiere con il presidio minimo della vigilanza, qualche incontro con i funzionari per scambiarci notizie sull'andamento del nostro museo e come tutti le telefonate, le videochiamate, gli incontri con mia figlia il sabato in coda davanti al supermercato e comunque in coda ci scambiavamo qualche parola e ecco, questo è stato e poi tante cose che uno magari apprezza proprio perché le fa sempre, diciamo, con fretta, con poca cura, le pulizie di casa, le lavatrici. Sì. E poi va bene, qualche lettura, diciamo, forse meno di quello che avrei voluto, perché comunque anche a casa il lavoro c'era, era impegnativo. Poi siamo stati, diciamo, noi istituzioni culturali, comunque istituzioni pubbliche, i DPCM, i decreti, le circolari, le linee guida, quindi continuava questo volume inarrestabile di documenti a cui bisognava ottemperare. E poi, diciamo, intorno al 20 aprile abbiamo cominciato a capire che ci sarebbe venuto il momento della riapertura e quindi da quel momento invece il lavoro è stato molto intenso per costruire i piani di riapertura e per costruirli, per condividerli online con i responsabili della sicurezza, con i restauratori e poi anche con tutto il personale di staff, con i sindacati. E, ecco, quindi il lavoro è stato il grande protagonista del lockdown, indubbiamente, per quanto strano possa sembrare. E, che dire, questo è quello che ha riempito un po' le mie giornate. Beh. E a proposito di lavoro, tu appunto sei arrivata a Palazzo Reale, Musei Reali, quasi 5 anni fa ormai, e hai fatto un grandissimo lavoro perché sono stati anni significativi anche rispetto a collocazioni, spostamenti, giardini e quant'altro. Sì, diciamo, i musei reali sono stati una bellissima avventura perché già diciamo, esistevano in nuce, però queste istituzioni che prima erano governate singolarmente dovevano essere messe a sistema e quindi intanto è stato necessario costruire uno staff museale che è stato un po', diciamo, la grande novità della riforma Franceschini, cioè costruire uno staff dedicato alla vita e al lavoro del museo, costruire dei percorsi nuovi che attraversassero tutto il sistema, dall'Armeria Reale, Palazzo Reale, Galleria Sabauda, Museo di Antichità e Biblioteca Reale, che non voglio dimenticare. Trovare anche dei nessi narrativi all'interno di questo grande patrimonio legato al collezionismo sabaudo. È stata una grande sfida organizzativa,
per esempio nel costruire degli orari di lavoro unici, nel costruire i regolamenti, gli uffici del museo che non c'erano, che adesso esistono dentro una delle torri di Palazzo Reale, e poi diciamo attuare quello che è stato il nostro piano strategico, che aveva come linee guida, le due linee guida principali erano l'unità, quindi riuscire ad armonizzare l'insieme di queste istituzioni, e la seconda, forse più importante, l'accessibilità. E l'accessibilità intesa, diciamo, come possibilità delle persone diversamente abili in tutti i sensi, non solo legato alle disabilità fisiche, ma anche a quelle cognitive, quindi accessibilità al patrimonio, ma anche rendere accessibili luoghi da troppo tempo chiusi. E questo è stato il caso dei giardini che abbiamo riaperto sì, avventurosamente nel 2016. Poi però abbiamo cominciato a lavorare ai restauri e di fatto non sono mai più stati chiusi, fino al lockdown naturalmente. Riaperta la Cappella della Sindone. Quindi ecco, due monumenti importanti che fanno parte del percorso museale che oggi sono a disposizione del pubblico. E poi accessibilità in termini di servizi, cioè adesso abbiamo le prenotazioni online, la possibilità di visite guidate, laboratori per le scuole, è stata costituita una sezione didattica interna, e abbiamo iniziato accessibilità anche nel senso della leggibilità e delle possibilità di conoscenza, quindi un aspetto ancora, diciamo, poco valorizzato, perché ci prenderà un po' di tempo arrivarci in fondo, ma che io veramente considero importante, lo dico sempre in tutte le interviste, è quello dei bastioni, delle mura della città, cioè il che attraversa i musei reali, che poi arriva fino praticamente al conservatorio, no? Lungo la canaletta, che è un grande bel patrimonio di Torino poco conosciuto. Anche lì abbiamo cominciato nel 2017, adesso c'è, diciamo così, il penultimo cantiere di restauro, e poi una grande valorizzazione da fare che va fatta in termini urbani, territoriali, insieme alla città, quindi anche questo un aspetto importante. E il sito nuovo, le collezioni online, ecco, le azioni che abbiamo proposto sono state tante, cercando sempre, diciamo, di non dimenticarci dell'importanza che per noi è la ricerca, perché certo, l'accessibilità esiste solo, non ci dimentica, è vero, i contenuti che lo Stati Museo sa dominare in maniera eccellente, e per dominare dei contenuti come i nostri in maniera eccellente occorre costruire una rete di relazioni con le università, con gli istituti di ricerca, e diciamo solo dominando in maniera completa questi contenuti si può avere diciamo l'agio e l'eleganza nel trasmetterli a qualcun altro, cioè trasmetterli al nostro pubblico. È vero. Però ecco, devo dire che poi è anche giusto fare dei piani strategici, nel senso che non sempre è possibile fare tutto bene nello stesso modo, e per noi in questi anni l'obiettivo era proprio quello di migliorare le possibilità di conoscenza del nostro patrimonio, quindi forse, diciamo, questo era l'anno in cui dovevo scrivere il nuovo piano strategico 21-25, poi il lockdown mi ha un po' frenato, ecco. Eh sì. Ho un po' smarrito il ritmo della corsa. Sì, sì, è vero. E ha fatto un po' questo. Però è anche vero che nei miei pensieri questo aspetto dedicato alla ricerca avrebbe avuto una... avrà forse, non lo so, quando poi mi sarò ripresa dallo shock, tornerò a pensarci, un ruolo
più importante nei prossimi 4 anni. Ecco, diciamo così, poste le basi, adesso possiamo veramente pensare di lavorare come un grande museo quale siamo. D'altra parte, ecco, mentre tu dicevi questo, mi viene in mente, ma come viene in mente a tutti, ovviamente, l'articolo 9 della Costituzione, che appunto parla proprio innanzitutto di promuovere, mette insieme lo sviluppo della cultura e lo sviluppo della ricerca. Quindi sì, rendere fruibile, ma partendo da queste basi, perché credo che progetto debba essere sempre quello di redistribuire una conoscenza che è continuamente rinnovata dalla ricerca, proprio per sì. Creare un cittadino che si consapevole, dare al cittadino la possibilità di essere un cittadino consapevole, attivo, critico, e questo lo si fa passando. Però spesso diciamo i termini di questa questione sono un po' estremizzati, sì. E quindi, capita che ci si trovi di fronte a persone che insistono molto sull'aspetto della ricerca e considerano per esempio la crescita turistica una fruizione degradata dei musei. Sì. O invece si preoccupino solo della fruizione turistica e per niente invece degli aspetti della ricerca. Ecco, io penso che l'aumento dei turisti sia una grande gioia, cioè una grande gioia perché vuol dire che sempre più strati di popolazione hanno accesso alla conoscenza di luoghi lontani, possano diciamo soddisfare i propri bisogni, i propri desideri. Quindi non considero il turismo solo diciamo così una macchina da soldi, ma diciamo l'esito di un processo che si è mosso da un'abitudine elitaria a un'abitudine di molti. Ecco, quindi è doveroso che noi pensiamo anche a rendere gradevole anche l'esperienza però non possiamo fare solo questo, insomma, ai musei si chiedono molte cose e dobbiamo anche, poi lo si è visto soprattutto adesso nel lockdown, essere capaci di proporre un museo a ritmo lento, a ritmo approfondito e quindi diciamo essere in grado di surfare sui contenuti ma anche di invece immergersi in profondità e conoscere anche le profondità dei contenuti. Sì. Sono d'accordo. Mi viene in mente che Vargas Llosa nella Civiltà dello spettacolo diceva, vabbè, forse in maniera un po' forte, che la cultura dovrebbe colmare il vuoto che un tempo era riempito dalla religione. Però appunto osservava anche che il rischio oggi è che si orienti invece troppo verso la facilità e diventi puro intrattenimento. Però io, come dicevi giustamente, sono convinta che proprio il fatto che le grandi istituzioni come quella che tu dirigi lavorino, ovviamente hanno sempre questo aspetto della ricerca forte e radicato, faccia sì che non ci si sposti verso, soprattutto non credo nel nostro paese, verso l'intrattenimento puro e basta. Non credo solo nel mondo dei beni culturali, parlo di questo perché è quello che sì. Provo a fare un elenco. Sicuramente una cosa che è successa è che i processi digitali sono stati spinti molto e sono stati spinti dal punto di vista della fruizione, ma di questo si parla tanto e tutti sappiamo come. Forse quello che si vede meno è che c'è stata una spinta anche all'interno delle organizzazioni. Il lavoro agile che è stato necessario durante il lockdown e che ancora adesso stiamo perseguendo, sì. Insomma, adesso lavoriamo al 50% delle presenze,
È stata una sfida enorme e un grandissimo lavoro. Anche per questo dico che il lockdown non mi ha dato molto tempo di pensare alla mia vita personale, perché improvvisamente, per fortuna, diciamo, avevamo uno stadio di digitalizzazione dei flussi documentali già abbastanza avanzato, cosa che ci ha messo in grado davvero di continuare a lavorare anche da casa. Per me però c'è stato il carico di un governo di lavoro fatto di mail, di messaggi, che magari in una chiacchierata sulle scale, in corridoio, in un briefing, a un tavolo, si risolvevano più velocemente. Nello stesso tempo, forse questo lavoro posso anche dire che forse qualcosa è migliorato in qualità, però è stata, insomma, è stata proprio una sfida, perché naturalmente il lavoro da casa non è un lavoro libero, è sempre un lavoro che va controllato, messo a sistema, armonizzato, e quindi questo è sicuramente qualcosa che nel futuro rimarrà. Non credo, adesso si parla molto di, diciamo, aziende che abbandonano gli uffici, che si trasferiscono completamente in agile, secondo me è impossibile, così come personalmente ritengo che sia impossibile pensare all'istruzione come un momento puramente digitale. Io credo che il contatto, la relazione in presenza sia determinante nell'esperienza di giovani e di meno giovani, però questa è un'opportunità che c'è, e insieme e ci ha anche molto motivato, tant'è che abbiamo partecipato a un bando proprio per l'innovazione, per il miglioramento della digitalizzazione all'interno dell'organizzazione, con l'inserimento dell'intelligenza artificiale, che può aiutarci enormemente non solo a capire i bisogni dei nostri visitatori, ma anche, diciamo, a mettere ordine nei nostri archivi, per esempio. Quindi insomma, sono stati anche settimane di lavoro proprio immaginando un futuro, diciamo, di molto diverso come pratica d'ufficio da quello che abbiamo. Comunque già oggi nei nostri uffici il flusso documentale è completamente smaterializzato, ecco, senza se avessimo avuto già questi strumenti sperimentati, credo che sarebbe stato un disastro dal punto di vista del lavoro a distanza. E poi c'è stato tutto quello che abbiamo fatto sul patrimonio. Per un colpo di fortuna, e lo dico sempre, il 9 è stata la chiusura, il 3 di marzo siamo andati online con 15.000 schede del nostro catalogo, e ci lavoravamo praticamente dal 2016 su una nuova piattaforma, che è una piattaforma anche di gestione, ma che ci dà la possibilità di riversare sul sito una quantità davvero pazzesca di immagini. E insomma, da lì alle visite guidate virtuali, ai piccoli film che abbiamo realizzato durante il lockdown, insomma, credo che la consapevolezza all'interno dello staff dell'importanza di questi strumenti sia aumentata in maniera assolutamente esponenziale. Quindi anche questo è un'eredità che avremo. Poi però c'è anche lo smarrimento, che non è solo lo smarrimento di non aver aperto una mostra che era arrivata alla fine, che aveva già quasi il catalogo stampato, quello su Cipro, di aver annullato tutti i nostri programmi perché le risorse che avevamo, sapendo che non ci sarebbe più stata biglietteria, l'abbiamo destinata invece che ai restauri delle nostre sale al futuro pagamento delle bollette elettriche. Ma anche lo smarrimento di aver perso l'80% del nostro pubblico. Perché oggi che avete riaperto, come
com'è la situazione? Non oggi. Ah, noi abbiamo, i musei reali hanno riaperto il 2 giugno, mentre diciamo, le residenze, comunque i siti che fanno capo alla direzione regionale musei apriranno il 3 e il 4 luglio, cioè la fine di questa settimana. E, diciamo che se la nostra media di pubblico in questo periodo l'anno scorso era 700 visitatori al giorno, quindi non è una media come quella dell'Egizio, non è... Adesso siamo stentatamente a 100 visitatori al giorno, con incassi, noi, i musei reali hanno il 60% di pubblico turistico e poi il 40% di pubblico di vicinato, quindi abbiamo proprio perso completamente tutto il turismo e questo ci fa molta impressione. Certo. Perché insomma, diciamo, un museo è sempre un equilibrio tra chi lavora dietro le quinte, chi lavora negli uffici e diciamo la gioia, la soddisfazione che tu riesci a vedere nelle persone che poi devono fruire del lavoro che tu fai, no? E quindi nel momento in cui questo equilibrio si rompe, come in queste settimane, è davvero difficile, diciamo, recuperare anche la ragione del tuo lavoro, del tuo impegno quotidiano, se vogliamo. Ecco, pure esiste, per carità, però sì, lo smarrimento è un po' questo. Sì, ecco, è la parola, sì, mi riconosco nel termine, questo sostantivo che hai usato, lo smarrimento, è vero? E tu ti occupi anche di progettare il futuro, anche in questo nuovo ruolo che ricopri ad interim, ma in questo breve tempo hai sbloccato diverse situazioni. Ti sei occupata, ti occupi di progettare il futuro partendo dal passato che devi preservare, ma sempre guardando avanti, ecco. E anche nei beni che ti sono stati affidati per questo periodo, è questo quello che stai facendo. Penso appunto alle diverse residenze sabaude. Prima dicevi che appunto sei appena tornata da Racconigi. Sì, no, Penso al Castello Reale di Moncalieri che riaprirà anch'esso tra pochi giorni. Ecco, sono tutti beni culturali che hanno un altissimo valore storico, artistico, paesaggistico, architettonico, ambientale, spesso quasi sempre con magnifici giardini e parchi. Ognuno con una storia a sé, ognuno con un carattere a sé stante che deve essere esplorato forse più di quanto non lo sia stato fatto finora. Il futuro di questi nuovi beni che tu hai, di cui tu oggi ti occupi, ecco, come lo vedi? Ma dunque, intanto sì, riapriremo anche sulla base di molto lavoro che era stato fatto già prima di me e che io Sì, ho fatto, certo. diciamo così, a conclusione. Secondo me sono beni importantissimi nella misura in cui, soprattutto, diciamo, quelli più lontani, perché finché parliamo delle residenze sabaude, Palazzo Carignano, Villa della Regina, al limite anche Castello di Moncalieri, Racconigi, Aglié, forse è un discorso facile. Invece poi ci sono dei beni più lontani da Torino che sono o comunque diversi. Il percorso archeologico dell'abbazia di Fruttuaria. Io poi sono una medievista, quindi sono cose che mi sono molto care, perché non so, la figura di Guglielmo da Volpiano, un grande abate costruttore, un protagonista della civiltà europea del Medioevo, o Bezzolano, uno dei primi monumenti a recepire il gotico francese in Italia, insieme a Vercelli, a Sisi, ecco. Non metto a caso Assisi in questa terna perché effettivamente, quindi, oppure il Forte di Gavi, che è
è una specie, diciamo così, di sacra di San Michele laica, no? Nel senso che è un'architettura di difesa che prolunga il paesaggio, e lì il paesaggio è una cosa incantevole. O vale per il castello di Serralunga d'Alba, un castello dalle forme nato come un castello torre, se potremmo dire così, insomma, quindi anche lì la civiltà medievale del Piemonte che emerge. Quindi il rapporto di questi beni con il paesaggio è assolutamente fondamentale, ed è un paesaggio molto diverso dal paesaggio urbano dei musei reali, che sono, i musei reali sono quasi una città dentro la città, e lì il rapporto con i territori è importantissimo, cioè con i comuni di riferimento, con le associazioni, perché diversamente, diciamo, è molto difficile per un'istituzione statale come la nostra, con poco personale, con risorse comunque che in questi anni sono arrivate, ma sempre limitate rispetto a... È molto difficile, diciamo, valorizzare questi beni come effettivamente meritano. Quindi lo sforzo va in quella direzione, ecco, di trovare degli alleati. E poi è la direzione interessante, perché bisogna trovare anche una narrativa, no? Perché sono 1000 secoli di storia, diciamo, dall'anno 1000 fino alla seconda metà del Novecento, insomma, fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale, e quindi una narrazione che in anelli questi beni in una possibilità di circuito che deve avere insieme però un circuito più vasto, che appunto è quello di tutte le altre emergenze che stanno sui territori, le loro caratteristiche naturalistiche e di civiltà recente, insomma, ecco, quindi non è facile. È un aggregato un po' casuale, no? Perché diciamo è quello che è rimasto allo stato sul territorio piemontese. Certo, sì. Quindi questo per dire anche che nel nostro mestiere quello che viene chiamato storytelling, chiamiamolo narrazione, ecco, sì, perché quando hai trovato una narrazione, diciamo così, hai trovato anche una pista di ricerca, una pista di promozione, di valorizzazione, ed è un po' quello lo sforzo che stiamo facendo. È interessantissimo questo tema, e anzi, a proposito, ti ringrazio anche ringrazio te insieme al Consorzio per la valorizzazione delle residenze reali Sabaude, insieme all'Arma dei Carabinieri per il lavoro svolto, perché appunto, come dicevamo prima, finalmente anche il Castello di Moncalieri a giorni riaprirà dopo questi mesi di chiusura, dopo l'apertura del 2017, insomma, restauri fatti, eccetera, quindi insomma diventa una necessità, no? Potersene riappropriare come cittadini, ma anche come turisti, come visitatori, nei modi che saranno diversi da quelli precedenti, ma comunque una forma di possibilità, di dialogo, di scambio con un bene che è simbolico per la nostra città, così come lo accennavamo prima di connetterci anche il tema del parco su cui si sta lavorando, e anche esso del parco storico del castello acquisito di recente dalla città, anch'esso un bene che a brevissimo sarà a disposizione di tutti i cittadini e non soltanto. Quindi insomma c'è un movimento, nonostante insomma i famosi tagli alla cultura di cui ci rammarichiamo sempre, però io penso che quando ci sono delle persone come te, come altri, che sanno lavorare e lo fanno con grandissima competenza e con infinita passione, i risultati ci sono sempre, insomma, poi c'è sempre, poi forse non tutti quelli che uno vorrebbe, però
Non tutti quelli che uno vorrebbe, certo, perché insomma si sogna sempre un po' di più, si spera sempre un po' di più e poi si raccoglie quello che è possibile. Però credo che veramente, date le condizioni, almeno per come ti conosco, il lavoro tuo che ho seguito in questi anni, sempre date le condizioni, è stato ottenuto il risultato davvero migliore possibile, ecco, quindi, e anche un pezzo di più sicuramente. Ma speriamo. Quindi, senti, ti chiedo ancora un'ultima cosa, un messaggio per chi ci ascolta e anche, l'hai già accennato, ma che cosa ti mancava? Quindi, insomma, penso che si colleghino anche, no? Uno sguardo, di costruzione sul futuro, ma anche la mancanza che ti ha accompagnata in questo periodo. Ma la mancanza. Diciamo, la mancanza da un lato la possibilità di muoversi liberamente, per esempio di andare a guardare il mare in un momento di difficoltà, e dall'altro indubbiamente la rete delle relazioni, ecco, anche quella palpabile, non soltanto la rete delle relazioni con gli amici, con i familiari, che pure puoi coltivare. Ma quella rete impalpabile che dentro un museo, così come in una piazza, è fatta di persone che osservi e che non conosci, ma che contemporaneamente ti incuriosiscono, ti pongono delle domande, cioè questa umanità sparsa, no? Che è un po' il contesto in cui noi viviamo ed è quell'umanità sparsa per cui noi lavoriamo. Ecco, il vuoto assoluto è stato una solitudine anche di questa relazione visiva e di pensieri che scaturiscono da questo casuale affollamento. Ecco, sicuramente ha fatto la differenza nel mio andirivieni casa museo, quindi sono contenta che le strade siano di nuovo affollate di gente e sono contenta di poter passeggiare guardando le persone perché parzialmente occultate dalle mascherine, e quindi questo è mancato molto dentro il museo. Una specie di nave fantasma, ecco, mi sembrava. Ecco. Quindi anche, diciamo, i colleghi più radicali rispetto alla propria missione, e che quindi magari quelli più indifferenti alle reazioni del pubblico. Dopo la riapertura hanno dovuto ammettere che questo vuoto è innaturale, no? Cioè spesso uso la metafora della tavola apparecchiata, no? Perché il museo, le sale di un museo sono un tavolo apparecchiato dove tu aspetti che gli invitati arrivino. E questa tavola apparecchiata dove non si siede nessuno è veramente, sì, un po'. Sì, disturbante, psicologicamente disturbante. Sì. No, è un'immagine che rende molto, molto efficace. E come messaggio invece? Come Un messaggio messaggio per sì, un per il futuro? messaggio per il futuro, per come lo vedi. Devo fare uno sforzo perché io ho avuto una grande grinta a recuperare la crisi finanziaria del 2008, perché già lì si è abbattuta sui musei in un modo. Quindi non è la prima grande crisi che vivo. E non lo so, bisogna cercare di cogliere questa occasione per migliorare. Questo è l'obiettivo che dobbiamo darci. E ogni miglioramento deve impegnare ognuno di noi singolarmente in una forma di disciplina che
che dobbiamo attuare in ogni nostro comportamento. E cioè, sono convinta ormai che bisogna, che lo vogliamo tutti, che questo tirarsi fuori dal Covid, ma anche migliorare le prospettive di questo paese in termini di puntualità, di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di puntualità, di serietà, di sincerità. Ecco, io mi auguro tutto questo per il futuro, questo è quello che ho sempre perseguito, diciamo, nella mia attività lavorativa e anche nella mia vita personale. E così, da bambina Olivetti che ero, sempre cercando quel mondo migliore, dove cultura, tecnologia, natura, perché questo è molto importante, costruissero, diciamo, costruissero un'umanità più consapevole di sé, più tollerante e anche più felice. E, che dire, basta, questo grazie, grazie, sogno. Grazie, no, è un messaggio bellissimo, poi un messaggio appunto che arriva dalle tue radici, vero? Da Ivrea, da Olivetti, insomma, questo pensiero veramente sì, che ci dovrebbe guidare, insomma, più di un po' di più. Grazie. Sì, certo.